Buonasera a tutti, benvenuti all'appuntamento con Sport Club. Giornata triste per il mondo della Fortitudo, retrocessione in Serie 2. Ne parliamo con Luigi Balduini. Buonasera. E con tanti ospiti, subito i nomi, dai. Beh, questa sera abbiamo contattato uno che con la Fortitudo ha vinto molto, che è Dalibor Bagaric, col quale ci collegheremo per primo, e poi con altri due protagonisti della cavalcata vittoriosa dalle serie minori fino alla promozione, che sono Nazareno Italiano e Davide Raucci. Ok, allora io al volo tutti, con te... Tutti veri tifosi della Fortitudo, fra l'altro, non solo giocatori. Sicuro. Allora, adesso vado subito con te a parlare della retrocessione, meritata. Sì. Beh, è come se uno dice, meritato uno schiaffo. Cioè, dipende non, cosa fai. Sicuramente... fra Napoli, tutte queste squadre erano tutte in una crisi totale. Perché dico meritata? Perché la partita decisiva in casa con Napoli, che viene a giocare malissimo, tu hai segnato 56 punti e sei stato oggettivamente scadentissimo. Lo dico con tutto il rispetto, certo. Perdonatemi. È vero è che però anche Napoli non è che era inferiore come sulla carta. Perdere contro come giocatori no, ma io non discuto di questo. Forte, Però... hai il, non dico match point, ma set point sul tuo servizio, con Napoli, e quindi in casa, guarda, giochi allora, quella partita lì, Benzing 0 su 10, Aradori si è drammaticamente nascosto, tutti, Daram impresentabile, tutti. Cioè non puoi non fare un processo. Tutti. Ok. Non c'è stato uno Perfetto. Che si è salvato. Forse all'inizio Grossel che... No, bene, Grossel sì. Avesse sempre giocato così. Esatto. Devo dire che Fraser invece ha infilato due tiri un po' ignoranti, ma... E poi? Niente, cioè, dai. Non c'era proprio... Non c'era squadra e Antimo Martino mi è sembrato tutto in un momento aver perso completamente il controllo. A me ha dato quasi l'idea che volessero retrocedere per quello che ho visto ieri in campo. Ti giuro... dava un'impressione onestamente imbarazzante. Guarda, proprio per questo io ho parlato oggi con Cristian Pavani, che era chiaramente molto giù per questa cosa, però anche lui non si capacitava di questa mollare tutto. Questa è una risposta che io do al fatto che la società voleva poi alla fine retrocedere, non gli importava nulla. Oppure addirittura conveniva? Punto interrogativo? Conveniva sicuramente. Sicuramente? Sicuramente conviene. Altrimenti anche lo stesso Zanetti, che sicuramente di paura ne aveva poca di investire nella Virtus, anche lui non avrebbe aspettato la retrocessione. Zanetti era già alla finestra da un anno. E io mi ricordo ancora che lo stesso Zanetti, ma come tu sai, uno poi ha dei soldi proprio perché non butta via un bollino. Lo stesso Zanetti, quando gli venne chiesto di mettere per non rischiare retrocessione un ulteriore 100.000 su un giocatore nel mercato di riparazione, lui disse no. Retrocedete pure, poi entro in A2 senza neanche pensiero. Dopo vediamo. A proposito, Pavani ti ha detto un po' di fermarmi, se non sbaglio, perché ho fatto un bel editoriale in cui ho detto quello che poi mi hai riferito tu, perché la fonte sei tu, cioè il fatto che vi è stata una volontà di presentarsi con un'offerta da parte di un gruppo che ha parlato anche tramite professionisti con professionisti. Il gruppo ha una forte amicizia, alcuni elementi dello stesso gruppo, con Carlton Myers, lo dicesti tu a Tristi Jack su Radio Basket 108, che è la radio del basket, senza alcun dubbio, dell'Emilia Romagna, e mi sento di poter dire non solo, e del resto ha preso noi sul mercato, cioè ha fatto il colpo grosso, cioè non è che quando c'è l'occasione, esatto, come rinunciare. Esatto. E praticamente lì a Tristi Jack tu hai detto questa cosa, Myers potrebbe essere una sorta di Paolo Maldini. Me lo confermi, perché la fonte, allora, come disse ai tempi dell'ingresso di Zanetti in Virtus, è Balduini. Se ha ragione, bravo lui, quindi fosti bravo tu, se ha torto, colpa sua. Questa volta dico la stessa cosa. Allora, io voglio circoscrivere però questa notizia. Mentre quella di Zanetti io insistevo, ti ricordi, e io ti dissi, tu dicevi, ma mi sembra incredibile, e molti altri colleghi
quasi mi infamavano dicendo che era una bufala, invece io sapevo che era verità e quindi l'ho sostenuta e tu l'hai sostenuta fino in fondo. Questa devo spiegarla, questa è una notizia che c'è, questo interessamento, è vero che hanno parlato anche a un per un'eventuale bandiera per Carlton Myers, è però anche vero che sono rimasti, non è che hanno approfondito nulla, difatti Pavani dichiara che non sa nulla di questa offerta. Perché? Ma è vero che questi dirigenti attualmente in sella hanno messo un muro e hanno detto allora, adesso non se ne parla? Semplicemente non è un muro, semplicemente se io per questo telefono ti chiedo 2000 euro, tu cosa mi dici? No. No. Lo vado a prendere in negozio. Certo. Lo pago 1003. Bene, 1000, quello che è. Che è diverso da non sapere niente. Non ti hanno fatto non un'offerta. No, però Pavani, questo non mi ha detto questo Pavani, ma hanno detto i professionisti che la richiesta eventuale della Fortitudo sul mercato è un'offerta 3 milioni, per loro. Per 3 milioni, è vero? Più o meno, sembra forse più i debiti? Un euro in più, più un i debiti? Euro in meno. Ah, più di 3 milioni? Probabilmente. E poi ci sono i debiti da pagare? Però di questo non posso darti certezza, i debiti da pagare sono già spalmati. Bene. Cioè c'è già una situazione... E quelli li paghi, se entri li paghi. In cui anziché scusa, i 4 milioni... Li paga chi entra? Li paga chi entra. Bene. Poi, per prendere la Fortitudo, metti altri 3 milioni da 3-4 e mezzo che devi pagare all'erario. Il giochino ti costa un 7,5-8 per entrare. Secondo me è meno, no, perché è 1,2 milioni più 3. È 1,2, scusa? È 1,2 adesso. Non era 4,5, è diventato 1,2? Sì, però spalmato, accettato dal... Quindi non è più 4,5, è 1,2? È 1,2, 100.000 all'anno per 10 anni. Per 12? Per 12 anni. Quindi 1,2 milioni più 3,5? 1,2 milioni, più o meno 100.000 all'anno. Bene. Più l'acquisto. Che l'acquisto va sui 3,5, 3,8, quindi circa 5 milioni? Sembra non ci stiamo sì. lontani? Sai qual è il discorso? Che la Fortitudo vive di una grande forza e di un grande scacco, che è quello della fossa. È una grande forza perché ti dà l'entusiasmo e la forza di giocare in casa. Forse quando dicono tifo unico, non è perché i Forever Boy della Virtus, Forever Boys, sono inferiori come enfasi e tifo. No, no, fanno tifo uguale. Semplicemente hanno meno ascendente sulla società. Mm. E questo... E cosa chiede questa fossa, perdonami? Ah, questa fossa decide l'acquisto o la vendita. E quindi chiederà a Muratore Pavani di andarsene? Probabilmente anche. Però di questo dipende, perché la fossa, abbiamo visto che fine hanno fatto i vari romagnoli. Mm. Cioè, se tu acquisteresti oggi la Fortitudo, io se sono sicuro che la fossa mi segue, acquisto. Ci torniamo tra poco, poi la pubblicità la lanciamo dopo, perché al telefono c'è già Dalibor Bagaric. Allora, ah, bene. Vai tu perché lo coinvolgiamo subito, una voce importante, vai. Hello Dalibor. Hello, how are you? I'm okay, I'm fine. So, are you sad like I am today? Yes. I'm sad. I didn't sleep well last night and the whole day. Actually, from last night until now, I'm thinking about the game and about Fortitudo and most of the fans that are really disappointed yesterday after the game. So, you know, it's not easy. Yeah, they were. Well, they all. Allora lui ha detto. Lui dice è molto triste, ha fatto fatica addirittura a prendere sonno, ma io ci credo perché uno dice no, questa è roba da romanticismi. No, lui è veramente visceralmente legato alla Fortitudo, ci parliamo spesso. E ha fatto fatica a prendere sonno anche perché ha visto la delusione negli occhi dei tifosi. Okay. What do you think? Do you think the team gave it up before to go on the court? Pensi che la squadra non sia neanche entrata in campo?
Listen, the team, it was not a good season for Fortitudo. And the team had a chance to make it all up in one game. And the team just didn't show up. Mm-hmm. The team just didn't show up. You can see this on the, I'm not saying now three-point shot, okay, it didn't go in. But I'm telling you on the free throw, 55%, this cannot happen. Mm-hmm. So, like I said, the team could make everything good in one game, stay in Serie A, and everything is good. And unfortunately, they didn't do it. They had a chance in front of the people. Everything was in their hands. And like I said, we didn't do it. Not there. We didn't do it. Mm-hmm. Lui dice, sì, la squadra non si è presentata. Aveva la chance di ribaltare e di dare entusiasmo a un campionato, a una stagione nata in modo orribile e continuata in modo veramente brutto, e invece ha deciso di un finale tragico. Ha avuto la sensazione che questi giocatori volessero retrocedere in Serie 2? Did you have the feeling that these players didn't care about going down or tried to just give it up and go down, first of all? Second of all, who's the most responsible in between team, president and coach? You know what I want to say? I don't want to point out now any fingers and say, hey, this player's fault, this president is fault. No. The problem is the whole year there are problems with injuries, changing coach, the team doesn't find changing players, the team doesn't find a good rhythm. There's no chemistry in the team, you know? And they didn't want to lose. The player don't want to lose, that's for sure. I never met a player who stepped on the court and said, okay, today I will lose. The problem is when you start to lose games, it starts to be a habit. And this is the biggest problem. And it's really difficult sometimes to get out of that hole. You know, you're digging yourself deeper in, and you cannot go out. And this is the biggest problem this year with Fortitudo. All these players, they're maybe not bad players, but they didn't find this year a way with each other and didn't play with each other. You know, I'm sure that on the beginning of the year, when Fortitudo, the management, made the team, they didn't want it to fall to Serie A. They didn't want to do it, you know. But unfortunately, it happens, you know. But like I said, yesterday it was really, really a bad game, and the team didn't show up. Sì, lui dice, io non voglio trovare dei colpevoli in tutto ciò. Io penso che ieri la squadra non si sia presentata, ma non penso assolutamente che nessun giocatore mai ho incontrato che voglia perdere una partita. Semplicemente non c'era chimica, non c'era una squadra unita, c'era una squadra in cui ognuno giocava un po' per sé. Mm. E quindi questa dirigenza, secondo lui, deve andarsene? Do you think that this team, office team, has to change and be replaced with the new management? I think yes. I think the people, the Fortitudo, need to be rebuilt from mm-hmm. the management first and then the team. Okay. Sì, lui pensa che tutto deve essere ribaltato, quindi il management davanti prima di tutto e la stessa squadra. Deve essere rifatto tutto. Che sì, lui l'ha detto chiaramente, I think yes, penso proprio di sì. Cioè, il management va rifatto e la squadra. Assolutamente dubbi. Allora, possiamo salutare Dalibor che ci ha dato... Ok, thank you very much, a proposito, Dalibor. Verrebbe a fare il dirigente in Fortitudo? Curiosità. Would you come one day to be one of the managers of Fortitudo? Of course. Of course. Naturalmente, perfetto. Lui che non vuol dire di corsa, ma ci assomiglia in questo caso. Thank you very much, Dalibor. Have a good time. Thank you. Ciao. Grazie moltissimo a un grande Dalibor Bagaric. Adesso siamo pronti per il primo blocco pubblicitario. Già Dalibor è stato chiaro.
via tutti fondamentalmente, cioè non si scappa. Management e squadra. Si dice prima il management, poi la squadra, ma si comincia dal management che secondo lui deve andarsene. Poi vediamo come la pensano gli amici da casa. Intanto volevamo una voce importante. Pubblicità, tra poco. Gluten Free Lovers, specializzato in pasta fresca da ricette tipiche bolognesi, biscotti e panificati. Lo trovate a Bologna in via Mila Ponente 162, telefono 351 62 22 831. Gluten Free Lovers, tutto naturalmente senza glutine, fatto da celiaci per celiaci. Discovery, studio investigativo a Bologna. Investigazioni in ambito privato e aziendale. Indagini commerciali, sicurezza. Discovery, studio investigativo. Telefono 051 291 6471. Provare per credere, provare per scoprire. Try to believe, try to discover. Flatline Group, eventi, cerimonie e spettacoli su tutto il territorio emiliano-romagnolo, agenzia di comunicazione e pubbliche relazioni. La mission di Flatline Group è quella di creare alternative concrete alla routine quotidiana. Nata nel 2014, si è imposta con il proprio lavoro su basi tecniche e strategiche per creare complicità di gruppo. Flatline Group, professionisti del divertimento. Per la cura dei tuoi capelli, affidati a Massimo Riccardi Parrucchieri, un vero mago della chioma, maestro non solo nell'acconciarla, ma anche nel migliorarla con i trattamenti più all'avanguardia. Massimo Riccardi Parrucchieri a Bologna, in via Urbana 12/A. Giraldi Editore, storica casa editrice bolognese con nuova proprietà dal 2011. I libri della Giraldi Editore li trovi nelle migliori librerie. Puoi consultare il nostro catalogo sul sito giraldieditore.it e puoi seguirci su Facebook, Twitter e Instagram. Giraldi Editore. Ristorante Pizzeria Vittoria, in via Righi, nell'affascinante atmosfera del centro storico di Bologna, offre specialità di pesce, pizza con forno a legna e cucina bolognese. Il ristorante climatizzato dispone di una bellissima veranda estiva e di 4 sale affrescate del Settecento. Ristorante Pizzeria Vittoria è a Bologna, in via Righi 9, a 100 metri dal parcheggio di Piazza 8 Agosto. Telefono 051 233 548. Dixtreet 611, eventi, serate musicali e feste. Dixtreet 611, il distretto della musica, marchio storico di Bologna, portavoce della House Music. La miglior location, i party più esclusivi. Ho l'ambulatorio Argo, medicina rigenerativa, in via D'Azeglio 21 a Bologna, per valutare il paziente nella sua interezza e globalità. Medicina generale, terapia personalizzata, diagnosi e prevenzione, medicina orale. Poliambulatorio Argo, nel cuore di Bologna. Torniamo in studio con Sport Club e adesso spazio ai messaggi degli amici da casa, perché ne arrivano tantissimi, è normale. Mi scuso ovviamente con gli amici virtusini, Virtus prima in regular season, si sapeva già, campionato strepitoso, è vero, mercoledì c'è una partita fondamentale con Valencia,
È ovvio che la cronaca oggi mette in primo piano la Fortitudo, cercheremo di spendere due parole, fatelo anche voi con i messaggi su Valencia-Virtus, è un match chiave, è una partita secca, diventa anche difficile peraltro fare un pronostico. Di sicuro la Virtus a Valencia se l'è giocata fino all'ultimo senza Hackett e Shengelia ai tempi. Adesso ci sono questi due signori, per me la Virtus oggi è letteralmente un'altra squadra e può vincere. È una partita secca, su cinque partite, non vi dico poi su sette, terrei tutta la vita la Virtus anche con lo svantaggio del fattore campo. Su una è chiaramente un terno al lotto. Allora, vado con un po' di messaggi, li leggo in serie. Buonasera signori, io non capisco perché comunque una parte della tifoseria se la prende ancora con Muratori che si è tolto dalle faccende a inizio campionato. L'unico colpevole di tutto ciò è Pavani, in secondo luogo Carraretto che è il più scarso DS del mondo. Questo è un messaggio di Luca Taxi. Prova a rispondere in 5 secondi. Sono d'accordo su Muratori, colpa non ne ha sicuramente, anzi ha messo solo dei soldi. Pavani ha fatto delle scelte sbagliate, ma chi non gioca non sbaglia. Carraretto è completamente ininfluente. Ok, ciao ragazzi, sono Marco, tifoso Fortitudo. La maresta più grande, a mio modo di vedere, tralasciando la partita di ieri, è il fatto che, vista la povertà del tasso tecnico dei club in LBA, l'impressione è che sarebbe stato bastato veramente poco più di quello che si è fatto per fare un campionato non da top, ma quantomeno dignitoso. Colpa di tutti e colpa di nessuno. Di fatto, ad oggi siamo in due, questo è. Buona serata. Con Dalibor al timone della Fortitudo andrei tra le fiamme degli inferi. Sono certo che, al di là della preparazione necessaria per dirigere un club, farebbe scelto culato e non farebbe mai il passo più lungo della gamba. La F è lo specchio di un basket nazionale che non funziona più, escludendo le due regine Milano e Virtus con presidenti facoltosi, gli altri club sono destinati a soccombere, costa troppo, poca visibilità e per mantenere il giochino non ne vale la pena. È vero, è un discorso noto, dall'altro lato lasciatemi anche dire però che lo sapevi anche prima, il Covid ha cambiato tante cose in termini di incassi, questi hanno subito l'inverosimile. Oggi Andrea Tedeschi ha smentito che ci siano stati contatti in Fortitudo ricordate per rilevare la società, smentite da tutti, ha detto. Allora l'ennesima bufala da posta retrocessione, partiranno mille notizie insensate oppure potete darci notizie più precise. Immagino che la società non darà notizie al riguardo, ai giocatori non fregavo nulla di retrocedere, tanto nessuno sarebbe rimasto a parte forse due o tre. Allora, spero che abbia seguito l'inizio trasmissione. Andrea Tedeschi, ufficio stampa. Vabbè, è un amico carissimo, faccio la premessa, ma lui già mi aveva chiesto amichevolmente la registrazione quando io gli ho inviato la puntata di Trist Jack del giovedì in cui Luigi ha evidenziato questa ipotesi col nome di Myers. Tu confermi ancora una volta che di offerte ce ne sono state, ok? Il prezzo è alto. Questo è il concetto di fondo. Chi entra metterebbe volentieri Carlton Myers con un ruolo interno alla società. O cercherebbe, sembra lui, o comunque cercherebbe un giocatore bandiera. Partite da un presupposto basilare, ogni tanto si legge questa cosa. Quando un giornalista, e Luigi è iscritto all'ordine, o il sottoscritto che appunto è anch'egli giornalista, dà una notizia, non dà una notizia per speculare. Io non speculo sulla Fortitudo, no. Non me ne frega nulla, sono virtusino da sempre, non ho un motivo di fare del male alla Fortitudo, ho mille amici e per quanto mi riguarda questo è anche il mio mestiere, per cui non è che io mi invento una cosa poi per speculare in che senso, qual è il mio vantaggio. Io con Muratori ho un'amicizia 25ennale e con Pavani ho un buonissimo rapporto, dopodiché se Balduini, che è una persona di cui mi fido, mi dà una notizia e io porto questa notizia alla massima attenzione perché è il mio ruolo, non sto speculando, sto facendo il mio mestiere. Io okay? Ripeto, come ho detto prima, che Pavani dice che lui non ha mai avuto alcuna offerta negli ultimi due o tre mesi. È un suo diritto. Quindi questo Pavani, è un suo diritto. Questo sostiene Pavani, quindi a tutela della verità, devo dire che da una parte c'è un gruppo che dice che aveva avvicinato i professionisti della Fortitudo. Bene. E gli avevano parlato di una cifra troppo alta rispetto basta, a quello basta. E non erano riusciti neanche ad avere udienza. Il gioco è questo, e attenzione, se la trattativa non va in porto, non vuol dire che non ci sia stata. Ah no, certo. Perché è un altro discorso. Al momento, se io dovessi dare un consiglio a questi dirigenti, uscite perché il pubblico non vi vuole. Questo è quello che gli direi da amico, e uscire vuol dire non chiedere una cifra elevata,
perché è dura oggi fare sport, come diceva l'amico di prima. Vado avanti, sì. Perché non parliamo di quel coraggioso di Aradori? Facile fare 27 punti con Cremona già retrocessa, ma quando la palla brucia sempre a nascondersi, e se ieri si fosse preso qualche iniziativa anche estemporanea come Fraser, la F si sarebbe salvata. Vai Luigi. Questo è sicuramente non è né un giocatore di basket né un allenatore. Uh-huh. Ieri Aradori è indifendibile. Perfetto. Come nessuno della squadra. Ma io mi chiedo per quale motivo Aradori deve essere il parafulmine, sempre. Ieri nessuno, e se uno mi parla di Frazier, significa che poco conosce nelle dinamiche della pallacanestro, perché Frazier ha fatto due tiri, li ha presi, è andata bene, certo. Dopodiché ne ha sbagliati altri. Io ho visto altri. Aradori molto nascosto, certo. Ieri, nascosto, sì. Che è diverso da essere annullato, non si è nascosto volevo. Secondo sì. Me. Adesso però abbiamo uno che non si nasconde, è il nostro amico Nazareno Italiano, ciao Naza! Ciao, ciao a tutti! Ciao, un ciao, piacere Nazareno. Ritrovarti, ma lo sai che qua il pubblico della Fortitudo ti vuole ritrovare a Bologna? Perché fino a prova contraria, Antimo Martino pensò a Benevelli al posto tuo e la Fortitudo è stata promossa, ma secondo me lo sarebbe stata tranquillamente anche con te. Adesso il pubblico vorrebbe rivedere uno come te e immagino tu torneresti al volo. Ma allora intanto ringrazio, ho ricevuto peraltro un sacco di messaggi, però chiaramente io al momento sono in una fase un po' critica della stagione, inizio i playoff, quindi sono straconcentrato e spero. Cioè, non voglio dire niente, ma dopo tante finali perse, non voglio dirlo, ma forse me lo meriterei. Quindi intanto sto concentrato su questo. Poi sul futuro tutto può succedere, quindi sono lì sul pezzo, mi vengono tutti i giorni, faccio il mio lavoro e quindi chiaramente anche solo sentirci arrivare dei messaggi così è sempre un piacere. Parla senza paura, perché è retrocessa la Fortitudo? Parla da tifoso e anche da uomo di campo. Ma io, guarda, sinceramente ho seguito un po', chiaramente da tifoso quale sono, ho seguito un pelino. Chiaramente, se c'era a giudicare la partita di ieri, una squadra come la Fortitudo, io mi aspettavo una partita un po' diversa, nel senso che comunque punteggio basso ce lo si poteva aspettare, ma un po' più di cattiveria agonistica, un po' più di cazzimma, passatemi il termine, comunque è una partita per la lotta, per non retrocedere. Due o tre falli terminali secondo me ci stanno, nel senso voglio che retroceda Napoli o la Fortitudo, i giocatori dovrebbero secondo me dimostrarlo, poi i tanti problemi che ci sono, questo non è merito mio, non sono assolutamente qua per far questo, ho provato a dare il mio apporto da tifoso con un po' di carica da bordo campo, ma purtroppo poco è servito. Luigi. Guarda Nazareno, volevo chiederti se anche tu come noi hai visto proprio una squadra che non è entrata in campo e quali sono le dinamiche che possono scattare nella testa dei giocatori in questo caso. Hanno appena accusato, uno ci ha scritto un messaggio accusando Aradori. È Luca Taxi che dice, signor Balduini, uno che prende 200.000 euro in un anno, ti premetto che adesso sono diventati meno, questi. Ma questo non toglie il tuo ragionamento, non può nascondersi come dice il suo collega. Aradori è in campo uno dei primi colpevoli di questa retrocessione. Secondo me è colpevole come tanti in questa ultima partita, ma il suo non è un campionato insufficiente. Per me lo è stato quello precedente, ma questo per me è stato un campionato onestissimo da parte di Pietro. Hanno fallito tanti altri. Vai pure avanti. Cosa dici a riguardo, Nazareno? Ma io, guarda, Pietro è sempre stato una prima punta, sia nel basket, cioè anche in nazionale, comunque ha sempre fatto la prima punta ed è un giocatore clamoroso. Ieri, secondo me, molti meriti vanno anche a Parks, che le prime tre azioni in cui Pietro ha preso la palla, Parks gli era veramente, poi comunque io lo conosco anche bene, ci ho giocato contro diverse volte, Parks quindi è un difensore clamoroso, quindi diciamo che averlo affrontato non ha subito nelle prime azioni, secondo me non gli ha aperto la strada per far sì che lui facesse appunto una partita clamorosa. Poi Pietro si accende in un attimo, ieri purtroppo la partita non è girata dalle sue parti. Non mi sento di colpevolizzare un giocatore che, come hai detto tu, ha fatto una stagione secondo me ottima. Può rimanere questa società o è il momento di uscire? Anche se già fosse in ritardo. No, non ho capito, scusami.
è il momento di uscire per questa società? Per il management. Per il management, per Pavani, per Muratori, oppure si può anche ripresentarsi? Ma io penso che queste decisioni sono da fare su una scrivania e non da me, che sono un tifoso o posso essere un ex giocatore. Non so cosa c'è dietro, nessuno lo sa, sono cose che fanno parte della società e quindi chiaramente sarebbe brutto che uno, anche solo come me, si prendesse il diritto di dire e giudicare. Quindi io chiaramente faccio il mio, non è che non sapendo, non parlo, non dico niente a riguardo. Qual è l'errore più grosso che è stato commesso quest'anno, vista da fuori? Io avrei preso così, detta proprio da chiacchiera da bar, diciamo. Sì. Una squadra che si deve salvare, prendo due giocatori magari anche più scarsi di quelli che hanno preso, ma con una più voglia di buttarsi tutti i palloni, con un po' più di grinta, magari più scarsi di quelli che, appunto, come ho detto prima, ma con più voglia di sbucciarsi le ginocchia e di accendere anche un po' il palazzo. È un dato di fatto. Luigi, la tua ultima domanda, poi concediamo a Nazza. Sicuramente. Nazareno, tu pensi, adesso senza stare a fare delle colpe, hai appena salvato, diciamo, a Radori, per fortuna, perché anche secondo me lui da solo ha vinto 3 partite, altre 2 le ha vinte Benzing e una sicuramente Charalampopoulos. Su 9 partite, 6 vinte dai singoli, sono anche la cartina di tornasole di come non ci fosse chimica molto in questa squadra e molto spesso sono stati singoli a doverla risolvere, si è visto ieri, no? Sì, sai, poi la stagione per come è iniziata, per come poi è andata, ci sono state diverse dinamiche che tra l'allenatore cambiato è anche solo dare un imprinting alla squadra, un modo, diciamo, uno stile di gioco. Non è facile, con tanti cambiamenti, tanti giocatori che vanno, tanti giocatori che entrano, l'allenatore cambiato, poi voci della società, quindi non è mai facile dare un'impronta che può partire dalle prime partite per arrivare in un cammino lungo 8-10 mesi. Quindi anche quello fa parte del gioco ed è stata secondo me una pedina che la Fortitudo non ha giocato nel miglior dei modi. Ok, Nazza, grazie, so che è una giornata particolare perché il cuore è rimasto Fortitudo, ma da grande professionista fa al meglio il suo lavoro, gli auguro di poterlo fare sempre nel modo migliore, a Bologna lo ha fatto, qualcuno ha pensato che ci fossero dei giocatori più bravi di lui e poi però ci si rende conto quanto persone come lui e giocatori come lui sarebbero stati utili alla causa anche in questo contesto, perché sono convinto che Nazareno avrebbe dato una carica che qualcuno quest'anno non ha avuto. In bocca al lupo! Ciao Nazareno! Ti colgo l'occasione, se mi lasci un secondo, di ringraziare i ragazzi tutti a Palazzo, a partire dalla Fossa, da anche tutti i tifosi che mi hanno fatto il coro e quindi volevo ringraziarli. Ieri purtroppo 1-1 era difficile, però li sono vicino e li mando un abbraccione. Grazie Ciao, davvero. Grazie a tutti voi. Grazie Nazareno e avanti con i messaggi, ne arrivano tanti, si attacca ancora a Radori perché dicono Fresi ritiri almeno li ha presi, pur sbagliandoli, perché ha fatto 17 punti, Radori non ci ha neanche provato. Tutti vogliono mandare via Pavani, però ricordiamoci quello che ha fatto e quando è arrivato dove era la Fortitudo, dice Marco Virtusino. Dalla guerra civile alla Serie 1, con 2 categorie per un fatto regolamentare guadagnate, non dimentichiamolo, adesso di nuovo in Serie 2, con dei debiti e con una tifoseria arrabbiata. Hanno dato tanto, posso dire una cosa banale, dovevano andare via 2 anni prima, però non sapevi che ci sarebbe stata la pandemia, non sapevi che prendendo Sacchetti e Repesa, non Jack Bonore e Balduini, le cose sarebbero andate malissimo, avrei tenuto Martino, avrei tenuto Dalmonte, però hai preso Sacchetti e Repesa, è tutto andato male, con 2 anni di pandemia che praticamente gli tolgono il fattore campo e il tuo primo sponsor che è il pubblico, quindi dovevi andare via 2 anni prima. Posso dire una cosa banale, al di là dei 1000 errori, è come uno che ha un ristorante e lo riesce a vendere un mese prima che arrivi il coronavirus, bravissimo,
arriva il coronavirus, non lo vendi più, il locale perde l'80% del valore e tu dici prova a rincorrere sapendo che diventa un disastro. Sono stati sfortunati e hanno sbagliato molte cose, secondo me. Sicuramente. Sono dato di fatto. Allora, proseguo. Vediamo un po', si continua a sorridere della cosa di Fraser ancora, il derby ci mancherà, un patrimonio della città, dice Claudio, a parte la stagione è nata male come avete già sviscerato ampiamente, ma siete uomini migliori, Procida, Benzing, Aradori fanno in tutto 10 punti nella partita decisiva in casa, fai molta fatica a salvarti. A me personalmente dispiace anche se tifo Virtus. Ciao Jack da Andrea Zampar, mio compagno di scuola e playmaker della Virtus classe 68. Eravamo, mi massacrava sempre, ma io ero anche poi scarso. Lui invece era molto più bravino di me, ma non ci voleva molto. Ancora, sono con... Vediamo, ecco, questo qua. Procida andrà alla Virtus. È una voce che abbiamo fatto uscire qualche tempo fa, c'è del vero? Beh, c'era un interessamento, però praticamente... Procida è aperto ad andare ad essere uno dei pick dell'NBA, quindi vediamo cosa succederà. Ma forse la partita di Benzing di ieri è figlia anche questa, almeno in parte, delle scelte fatte dalla panchina. Il giocatore di fatto non è mai entrato in partita. In un anno di oscenità le uniche due certezze che ti hai ricostruito nell'ultimo periodo erano Benzing in casa una macchina da canestri e il greco di rincorsa un fattore. Cosa fai? L'inverti. Benzing in panca e il greco dall'avvio. Risultato 0 punti nel primo tempo ed entrambi fuori dalla partita. Luigi? Grossa responsabilità. Questa è una delle responsabilità di Antimo Martino, ma d'altronde non è che Antimo Martino è scevro da responsabilità, gli si dà l'alibi che era una squadra non fatta da lui, però attenzione perché Pavani gli ha messo a disposizione un portafoglio per comprare quattro, con Charalampopoulos, quattro giocatori di cui... Quello che sembrava forse il più scarso, Charalampopoulos, è stato invece quello che è stato effettivamente più decisivo in alcune partite. Allora, adesso qualche consiglio della regia, poi avremo in collegamento Davide Raucci, altro cuore fortitudo. Ci vediamo tra poco. Gluten Free Lovers, specializzato in pasta fresca da ricette tipiche bolognesi, biscotti e panificati. Lo trovate a Bologna in via Mila Ponente 162, telefono 351 62 22 831. Gluten Free Lovers, tutto naturalmente senza glutine, fatto da celiaci per celiaci. Ristorante Pizzeria Vittoria, in via Righi, nell'affascinante atmosfera del centro storico di Bologna, offre specialità di pesce, pizza con forno a legna e cucina bolognese. Il ristorante climatizzato dispone di una bellissima veranda estiva e di quattro sale affrescate del Settecento. Ristorante Pizzeria Vittoria è a Bologna, in via Righi 9, a 100 metri dal parcheggio di Piazza 8 Agosto. Telefono 051 233 548. Giraldi Editore, storica casa editrice bolognese con nuova proprietà dal 2011. I libri della Giraldi Editore li trovi nelle migliori librerie. Puoi consultare il nostro catalogo sul sito giraldieditore.it e puoi seguirci su Facebook, Twitter e Instagram. Giraldi Editore.
Per la cura dei tuoi capelli, affidati a Massimo Riccardi Parrucchieri, un vero mago della chioma, maestro non solo nell'acconciarla, ma anche nel migliorarla con i trattamenti più all'avanguardia. Massimo Riccardi Parrucchieri a Bologna, in via Urbana 12/A. Flatline Group, eventi, cerimonie e spettacoli su tutto il territorio emiliano-romagnolo, agenzia di comunicazione e pubbliche relazioni. La mission di Flatline Group è quella di creare alternative concrete alla routine quotidiana. Nata nel 2014, si è imposta con il proprio lavoro su basi tecniche e strategiche per creare complicità di gruppo. Flatline Group, professionisti del divertimento. Discovery, studio investigativo a Bologna. Investigazioni in ambito privato e aziendale. Indagini commerciali, sicurezza. Discovery, studio investigativo. Telefono 051 291 6471. Provare per credere, provare per scoprire. Try to believe, try to discover. Dick Street 611, eventi, serate musicali e feste. Dick Street 611, il distretto della musica, marchio storico di Bologna, portavoce della house music. La miglior location, i party più esclusivi. L'ambulatorio Argo, medicina rigenerativa, in via D'Azeglio 21 a Bologna, per valutare il paziente nella sua interezza e globalità. Medicina generale, terapia personalizzata, diagnosi e prevenzione, medicina orale. Poliambulatorio Argo, nel cuore di Bologna. Torniamo in studio con Tris DJ, ancora messaggi. Ma se Pavani aveva delle grosse colpe, secondo voi, quando ha dato le dimissioni, perché non le hanno accettate? Purtroppo ha fatto la paravento per qualcuno. No, semplicemente perché dovevi poi avere uno che entrasse, ci fu il presidente del consorzio, no? Mi sembra. E però ci fu questo interregno, c'è stato questo interregno, non è che tu puoi fare un presidente dall'oggi al domani. Io personalmente ti dico, tu Jack lo faresti il presidente senza mettere i soldi? Faresti il presidente della Fortitudo? Sì. Io no. Cioè sì, nel senso che farei il presidente di una squadra di basket, anche... No, piano, no, della Fortitudo. No, perché sono virtusino. No, ok. Cioè sarebbe offensivo. Allora, la Fortitudo, vi faccio un esempio. Quando io feci una chiacchierata con questo amico che poi era legato al principe dell'Ignea dal Belgio, e anche lì non entro nelle pieghe della trattativa, non mi interessa, dico solo che io proposi al mio amico, che era Francesco Di Silvio, non ci sono misteri, certo, l'abbiamo detto con tranquillità, dissi: io ti faccio volentieri chiacchierare con i dirigenti che conosco, ricordati sempre che io ti faccio anche una conferenza stampa da professionista, tu ti presenti con un direttore di banca, io non ci metto la faccia in una buffonata, perché io sono, tu lo sai bene il rapporto che ho con i soldi, con me non scappa un euro, rido, certo, scherzo, ma io i puffaroli non li voglio. E quindi, per quanto mi riguardi, avrei fatto un discorso eventualmente serio, ma ho anche detto una cosa: non voglio un ruolo che sia uno in Fortitudo, per il semplice motivo che ti faccio un piacere a tanti amici della Fortitudo, ma io non vado da virtusino dichiarato, giornalista, incompetente, cioè non sono neanche un professionista che dice: guarda, sono un manager bravissimo, sì, sì, che ti fa virtus, vado a farlo però in Fortitudo. Non vado a fare l'ufficio stampa dove peraltro c'è Tedeschi che è bravissimo ed è un amico, è un'ottima persona. Quindi per quanto mi riguarda sarebbe folle chiedere un ruolo nel mio caso. Quindi tu dici: faresti presidente della Fortitudo? No. Mi puoi fare una domanda? Se tu ti fassi Fortitudo, faresti il presidente della Fortitudo? Sì. Davide Raucci al telefono con noi. Pronto, carissimo? Ciao, buonasera. Ciao. Allora, la voce è Mogia, l'immagine ti mostra in maglia Fortitudo e sei ovviamente deluso. Sì, beh, sicuramente. Come tutti, come tutto il mondo Fortitudo. E, diciamo che ieri è stata una brutta pagina per questo sport, e, perché la Fortitudo quest'anno
purtroppo sì, con la sua retrocessione ha, diciamo, tolto molto al basket italiano, perché merita una società come la Fortitudo, una società fatta di quei tifosi, merita di essere italiano. Quindi c'è un grande ammarico da parte di tutti, molta delusione, però ora bisognerà sicuramente ricostruire tutto e porre delle buone basi per il futuro. Si vede uno striscione dei tifosi, liberate la Fortitudo, non vogliono più questi dirigenti. Tu cosa ti senti di dire? Ma io sono, guarda, credo che la dirigente che ci ho conosciuto io la Fortitudo sia un po' diversa da quella che c'era in questi ultimi anni. Ovviamente il salto di qualità che si è dovuto fare è stato notevole. Non mi sento di dare tutta la colpa alla società, ovviamente, perché ognuno si deve prendere le proprie responsabilità, però sicuramente c'è una grande delusione in questi momenti. Non serve neanche puntare il dito contro qualcuno, ma è necessario che ognuno si guardi il proprio operato, si guardi la propria coscienza e veda, cerchi di capire cosa ha sbagliato. Davide, pensi, ok, puntare il dito verso uno o l'altro probabilmente non ha senso, ma sì, tu pensi che sia più responsabilità del management questa disfatta o della squadra? Ma in questi casi, sai, è un po' tutto, ovviamente, quando le stagioni in cui si perde, io purtroppo qualcuna l'ho fatta e conosco com'è la situazione, purtroppo la colpa molte volte cerca di darla sempre agli altri, come ho detto prima. Magari dal punto di vista dei giocatori si pensa che sia della dirigenza, dal punto di vista dei tifosi si pensa che sia della dirigenza, dal punto di vista della dirigenza si pensa che sia dei giocatori. Quindi secondo me questo è un approccio sbagliato, e la dirigenza sicuramente avrà fatto delle sue valutazioni che magari durante l'anno si possono essere rivelate sbagliate, o magari le cose non sono andate come previste, durante una stagione ci sono molte, come si dice, variabili da tenere in considerazione. Approfondisco un attimo questa cosa. Arrivano, appunto, per aiutare un po' la risposta, arrivano dei messaggi in cui dicono: beh, Fraser almeno ci ha provato, gli altri, poi a Radori addirittura, si è nascosto. Tu sei d'accordo con questo oppure no? Ma io quest'anno sono sincero, l'ho seguita la Fortitudo, ma non l'ho seguita tantissimo, quindi ho visto diverse partite, ma non l'ho seguita costantemente durante l'anno. Ho visto la partita di ieri sera, ho visto ovviamente un palazzetto grenito di persone. Scusa, Davide, è giusta questa considerazione di Luigi, almeno per quanto riguarda la partita di ieri sera che hai seguito? Al di là delle altre, che Pietro secondo me ha fatto un discreto campionato, ieri. Boh, può essere che magari non si aspettava che si caricasse molto di più la squadra sulle spalle, che fosse in una partita del genere dove ci fosse un win or go home, si caricasse un po' più di responsabilità e si caricasse la squadra sulle spalle, quello sì. Però sicuramente solo lui sa cosa avrà avuto nella sua testa e cosa... ed è lui che è in campo, quindi questa domanda va sicuramente rivolta a lui. Sicuramente ci si aspettava qualcosina di più da ognuno di loro, perché era una partita fondamentale ovviamente per la salvezza. Certo. E ognuno si aspettava qualcosa di più. Davide, torneresti in Fortitudo? Anche domani. È un sì scontato? Anche domani. Benissimo, noi ti salutiamo, ti ringraziamo e speriamo di ritrovarti in maglia Fortitudo, perché la mia sensazione è che il problema non sia la 1 e la 2. Ci vuole una squadra, come ci siamo scritti oggi con l'amico ex DS della Fortitudo Luca Corbelli, che regali emozioni.
Nazareno Italiano e Davide Raucci probabilmente non sono giocatori con un passato di A1, allora ne possiamo parlare finché vogliamo, a livello tecnico, tattico, quello che volete. Ma quello che hanno dato loro al pubblico Fortitudo, io quest'anno in campo non l'ho mai visto. Quindi non è il problema di categoria, è il problema di persone, di uomini. E voi avete dimostrato di diventare simboli della Fortitudo. La categoria per questo pubblico cambia poco. Grazie Davide, ti aspettiamo a Bologna. Grazie a voi. Ciao, ciao, ciao. Grazie davvero. Ancora un paio di messaggini. Quando dissi che con questa situazione societaria la retrocessione era quasi sicura, e parlo di gennaio, fui preso per matto. Peccato che la fossa si è svegliata tardi. Comunque non so se è veritiero, ma i giocatori venivano pagati a fine partita. Saluti da Mauri da Riccione. Non mi risulta questa cosa. Quindi la società attuale vuole proseguire così, con un presidente nuovo? Non mi meraviglierei. Se chiedi quelle cifre, Luigi, vuol dire che vuoi andare avanti tu. Sicuramente, però con un presidente nuovo. Sì, però perdonami, se tu avevi messo un presidente tra virgolette senza portafoglio e ne metti un altro senza portafoglio che dipende dallo stesso gruppo, cosa cambia? Il pubblico l'accetta? Allora, è come un locale in cui tu hai un avviamento molto fidelizzato, che è quello della Fortitudo, o un avviamento che non è fidelizzato. La situazione finanziaria, così com'è, di un'azienda come la Fortitudo, varrebbe 1 milione di euro. Bene. È lecito, invece, magari con una fidelizzazione così della fossa e di certi tifosi, è lecito chiederne anche 3. C'è però un problema nell'avviamento. Se tu hai un locale meravigliosamente avviato con una clientela fidelizzata alla quale da 2 anni però dai da mangiare male, e loro ti dicono: guardate che il posto ci piace, è bellissimo, ma i tortellini ci fanno schifo, il filetto è di 2 giorni fa, il dolce c'è venuta la colite, allora il posto ci piace tanto, ma voi se non cambiate il cuoco e non cambiate i camerieri, i gestori, noi qui a mangiare non ci veniamo più. Aggiungo, e il cuoco lo vogliamo conoscere noi prima? E questo è un altro elemento importante. E questo è un altro elemento questo importante. È un problema. L'hai detto bene. Siamo alla fine, sono le 18:22, io mi scuso con tutto il pubblico Virtus, c'è una partita fondamentale mercoledì, ma ci sono degli appuntamenti sportivi sulla nostra emittente che vi diranno tutto sul match Valencia-Virtus. Lo so che è lunedì e meritava una grandissima anteprima, ma oggi era la giornata brutta della Fortitudo. Su Valencia-Virtus posso dire che è un'altra gara dentro fuori, tipo Fortitudo Napoli, però di altro livello. Posso solo sperare che questa volta Bologna vinca. Credo che questa Virtus abbia le qualità per essere la squadra più forte e che alla fine si porta a casa l'Eurocup. Ma una partita secca è spietata per i valori. E quando non avevi Schengeli e Hackett potevi dire: beh, un vantaggio, una partita secca, magari fai il colpaccio, becchi la giornata storta degli altri. Adesso potrebbe essere uno svantaggio per la Virtus perché è la migliore. Però attenzione, ai giocatori da partita secca anche, perché Schengeli e Hackett sono giocatori che sanno cavalcare le pressioni, vengono da un'altra categoria. E poi c'è un Teodosic, insomma. Vediamo quello che accadrà, seguiteci. Noi ci ritroviamo comunque lunedì prossimo sempre alle 17:30, replica alle 23:30 dopo il pallone nel 7. Buona serata.